Poi ragazzi, c'è un tipo qui che le nostre facce vi dicono tutto. Quella faccia. Che faccia? Che non ero connessa. Credo sia del posto perché è biondino, carino. Solo che con la ragazza. Con la ragazza. Malissimo. Bellino. Ma gli faccio finta di fare una ripresa fotografica del locale? Ok. No, no. Facciamo che stai prendendo me. Spostati però. No, c'ho finta di... Ok, ma raga non si prende, non è facile. Ah, è questo qua, Come si dice? The bill. Abbiamo la madrelingua qui. La madrelingua. Io sono a livello A1. I could just go to Cambridge, actually. But I don't want to. Because I have my boyfriend. Eccolo qua. E adesso solo cibo. Guarda che buoni, Hi. Che buoni. No, che parlo io non so parlare. Chi le mani? Chi le mani? Ah. Ok, 6 5 4 allora. Che hanno trovato? Gente strana veramente a Praga. Gente molto strana. Dai, toglietevi signori, siete molto carini, però. Molto strana. Io l'avevo visto questo particolare. Ve l'ho fatto vedere ieri, credo, sì. Ma questo particolare non me l'ho fatto vedere. So che ci sono le statuette, vediamo se le vediamo. Dai. A casa, ragazzi, a casa mi faccio tutti i twerk che vorrete. Ma io sto mettendo la musica! 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 Vai, vai! Negozi. Però uno è McDonald's. Vabbè, uno è McDonald's, quindi 199. Uno è Euronics. 198. Io voglio solo trucchi, solo vestiti. Scarpe! Malate! Non si vede un cavolo perché c'è la police. Sì, ma qui ci sono negozi che ci sono anche in Italia. Ragazzi, adesso stiamo ragionando. Oh. L'ho trovato finalmente, ci siamo. No, come closer. Tempo. Se io è ferro, 100% ceramica e no clips. You wake up. Yes, but I don't know where I can put in my bag. No problem. Leave the bag now. Let's see if you can. Okay. If you throw the hair like that, you say 1, 2, 3, and I say finito, you got the regia. Oddio! 3 secondi. Wow! Regia! Fantastico! Bello! Talking about piastra, for parrucchiere, è vero, for parrucchiere. But where do you live in Italy? Torino. Piemonte. Juve. Yeah. Juve, you like, ti piace Juve? Juve. No. But, Fiorentina, Firenze, Florence. Secondo le gare di now it's only 3 seconds, yeah? What the fuck? What the fuck? I take the brush and try to do like this. Look at that. Brush. Play with it.
Bella. You have a video only 1 minute. After 1 minute, I need to take from you money. You have to give me now 100 euro. Madonna. You want to see something? Guardate! Sei pazzesco! Your hair? Don't hold it! Tagliate i miei, yeah? Non so, ma i tuoi li ho già fatti vedere! Take a look, girls, I take sono sconvolta! I try to take the curls out, ok? I brush, play with it, brush again. Play with it, yeah? Opa! Still here! Ci credo! Strong, infarossi! It works in infrared! Bellissimo. What's your name? Sagi, Sagi. 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 From Israel, Israel. Okay. Israel. No. Ragazzi, l'ho comprato. Non potevo far niente, l'ho comprata. È bellissima, è stupenda. L'ho comprata. Ragazzi, non vi ho ripreso perché c'è troppa roba bella, cioè onestamente. Onestamente, cioè, non posso farvi vedere tutto perché sennò stai tutto il tempo così ed è tutto, cioè vabbè, se poi vabbè c'è anche da noi, ok, però c'è tipo Top Shop, ho comprato una maglietta, però niente di che, perché insomma non abbiamo ispirazione. Niente ispirazione oggi problema. Perché noi avevamo anche della Mac, no, la Mac volevamo comprare Rubevu perché da Torino è sempre esaurito, neanche qui è esaurito, pure a Praga. Pure a Praga, pensate. Adesso ma andiamo nell'altro Mac. Nell'altro Mac c'era una via che abbiamo avvistato, quella bene, e voglio mandare in quella, è quello, e quindi qui non riusciamo a trovare nulla, nada, niente ispirazione, è un disastro, cioè domani ci sarà, domani ci sarà. Stiamo riflettendo sul fatto che io e Elisa siamo, siamo d'accordo per il fatto che ho trovato queste scarpe a ho trovato delle scarpe a 6 euro tutti gli stivaletti, gli stivaletti, e noi due, oh, che figo, così, no? E loro due invece dicevano, cosa dici? Io dico che praticamente da uomo non troverai mai le scarpe a 6 euro perché sono di cartone. E però. E quindi dicono cose negative, tipo perché hai preso le scarpe a 6 ma euro? Ma non è vero, ma sì, che sì, l'ho appena detto! E io gli ho spiegato che tanto noi ragazze le scarpe che mettiamo, perché ne abbiamo sempre tantissime, le mettiamo queste scarpe qui da 6 euro. Beh, anch'io ho tante scarpe, però quelle di cartone non le compro. E vabbè, vabbè, scusa, ma è diverso. Ma perché non ci sono da uomo le scarpe da 6 euro? Appunto, ma se ci fossero delle scarpe da 6 euro strafighe, strafighe. E allora? Strafighe, cioè. Beh, queste sono strafighe, ve le farò poi vedere. Ma non le ho neanche viste, ho visto cose. Comunque sono fighe, ci stanno perché costano poco. Sono vabbè, scarpe che mi dai una volta ogni tanto. Ma faccio così, mi compro le scarpe. Vabbè, tanto lo sai già. Queste discussioni. Ascoltate, soltanto che non so dove metterle nella valigia perché è piena. Quindi le metterò un po'. Attenzione. Il nuovo cappello di Matte introduciamo. Cappello da donna per me. Sì, la cosa è scritto? Red girl. Red girl. No, va Rad Girl. Rad Girl. Vuol dire ragazza. Sto male. Rad Girl. Rauf. Sporca. Oddio. Che stupido, che stupido. Guarda, è troppo bello, guarda. Faccio io mi intrappo dopo. Sono quasi più belli i tuoi piedi che la tua faccia. Cresci. Cosa? Ci facciamo le scale a Sanremo e per far passare il tempo abbiamo fatto il video. Sulle scale. Sulle scale di casa mia a Sanremo. Abbiamo fatto un video, però non andiamo a mettere su YouTube, così a casa. E ci è passato in fortissimo. Ma ragazzi, non me lo ricordo. Siamo arrivati, ragazzi. Non ce la faccio più. Ho troppo freddo, ho troppo stanca. I pacchetti qua pesano un casino. Quanto sei? Vai. Ci siamo. Ci siamo. Accendi. Ok. Oh, siamo arrivati. Oh! Mamma mia. Mamma mia. Potrei stare così per sempre anche con il braccio alzato. Sono veramente stanca. Tanto. Sì. Guarda che faccia sfatta. Sì. Che cazzo belli! Mi sono fatta i boccoli con la nuova piastra. Guardatela. È troppo figa. È troppo figa. Io sì, ce l'ho. Come la vuoi? Questa. Allora, aspetta, ti spiego. Adesso ti faccio vedere. Sì, ho capito. Devi fare lunghezza per dei leggings. O no? Una calzamaglia. La gonna, questa qui. Bella, grazie. Prego. Ah, sti boccoli sono troppo belli, ragazzi, fidatevi, sono veramente belli.
la super figa di Carlotta Lotti Logan. Sì. Ha comprato questa roba che costa più di un rene. Sì. Belli, ne? Male. Ciao, ciao, grazie cara, sei molto gentile. Cosa facciamo now? Right now. Adesso stiamo andando a sbronzarci. E dire che va bene mangiare. Mangiare, mangiare, mangiare sempre. Come ieri sera, però io mi sparo un colpo, lo dico. Ma stai scialla, sei buonissimo. L'ho messo al contrario, raga. No. Che bravo. No, adoro sti ricci, li adoro. Io sono troppo. Ho detto l'acquisto dell'anno, veramente. Veramente? Veramente, veramente. Io voglio mostrarvi una cosa meravigliosa che ho scoperto esista nel mondo. Sono le mie pantofole. In realtà del mio ragazzo, però va bene. E niente, adesso ve le faccio vedere, non guardate, ok? Adesso eccole qua. Ma wow, che belle, insomma. Hanno anche il ditolone penzolone con lo smalto rosso. Cioè, veramente fashion. Abbinato al mio smalto rosso, che adesso non si vede. Cioè, sei troppo in, veramente. Cioè, il posto in cui dorme il nostro amico. La catacomba. La catacomba, dicono. Mi suggerisco. Fai diventare famoso pure a me. Yay! Vabbè ragazzi, me ne vado. Vestitevi bene, io sono già vestita bene. Hola chicos. Vedete sempre questa parte di Praga, perché abbiamo l'albergo qui. Cosa ci possiamo fare? Il gruppo è laggiù in fondo. Noi siamo superstiti qua. Non so per quale motivo. Vabbè. Perché abbiamo studiato me. Ma sono tutti che si scassano. Quando vedo parlo da sola. E dico ma... Possono anche aspettarci. Veramente. Che freddo. Porca la miseria, c'è il vento, si cela. Porca la miseria, si è gelissima. E che non ho messo nemmeno il cappello, perché sennò mi si rovinavano i capelli. Però non mi vedo. Fede, tu sei avanti. L'ha detto. Per una cosa, dovevo dirla. Mi ha detto di dirla, quindi lo dico. Fede, sei avanti. E c'è anche un brutto cappello nuovo. Cos'è questo avanti? Cazzo, non so cosa c'è. No, io sto parlando della videocamera, la mia amica. La fanno qua la piastra. Bene, oh. Allora mi serve meno. È strafiga, veramente. Tutta la liscia. Solo. Hai detto quella liscia o quella? No, quella riccia. Che quando ti faccio scassare. Scusa, mi avevo la testa in mezzo. Aspetta, Fotina, mettetemi lì. Cosa? Aspetta. Oh, no. Dai, dai, oh, ciccione. Come ciccione? No, no, no. No, ma è un'altra. Ma se vuoi stare, nessuno mi dice niente. No, no. Cos'hai? Al mento rosso. Ma raga, siete delle strane. Ma io non l'ho visto, ma io non l'ho visto. Fede. Finita. Sicuramente non. Buongiorno. Oggi non mi ho ancora salutato perché sono troppo presa dalla mia allergia. Non so per quale motivo, cioè. Raga, l'allergia. Con la neve, l'allergia. Però per gli scuole sono già stanca. Anche in Alaska potrei avere un'allergia, anche in Alaska. Appena fatto colazione non ho mangiato tanto perché io ho mangiato troppo e mi sentivo una vacca. Permesso. Ciao. Ah sì? Buongiorno. Buongiorno. Sentite qualche roba. Dentro. Oh merda. Sto pellicciotto. Ma veramente? È tutto pellicciotto. Tutto. Tutto. Che figo. Però sotto anche le calze. Stasera non fa freddo. Sempre qui, non mandiamo mai. Nei momenti di difficoltà, nei momenti di folla, noi siamo sempre qui. È inutile ormai. Vloggare è un'arte. Vloggare è un'arte, dico solo questo. Ah, eccolo. Perché praticamente abbiamo. Questo è il castello reale, però abbiamo visto sto schifo e mi ha detto bah. Poi ci siamo girati.
interviste, più di interviste, quasi quasi adesso vado. Ma che microfono ha? Guarda. È caruccio proprio. Che bello qua. Oddio, Fede, mi spaventi. Cappello di Miss Carla. Un onore, insomma. Allora devo tenere troppo alto, non riesco. Me ne basso io, anche se mi viene cervicale troppo. Stanno arrivando? Sì. Sono freddo a stare fermi. Amore, sono militari, figurati, se avessero anche il freddo, poi. Cioè ragazzi, che culo abbiamo visto persino il presidente in macchina in testa. Oh, cambio della guardia, mi sa. Adesso no. Eh? Mi fanno ridere troppo. Per la finita era un colpo. Va bene, ballano. Sì. Sono più allegri. Adesso guarda se non ha pantaloni aperti, mi spiego. No, veramente lui si deve controllare, perché poi sarà un'ora esposto. Com'è quella destra con la corona? Aspettate. Non si vede, no. Colorato. Vediamo un po' questa roba qui, che come al solito è sfocato. Eh? Cosa vuoi? Dimmi. Ciao, sono Carla e questo è il mio canale. Ecco. No, vabbè, che bello! Enorme, porca miseria. Strafigo. Che bellissimo. Sono le guardie che mi fanno strapaura. Porca la miseria. Poi ti vengono addosso, camminano con sto punzone. Le guardie che ti arrestano. Sta Fede. Cioè, ragazzi, parliamone. Io vi dico solo questo. Parliamone. Uè, fotografa! Ripeto, parliamone. Camicella che la sta pixellando. Camicella, smettila. Camicella, ti interrogo tutti i giorni. Ma non vuole diventare più famoso? Nei tuoi canali? Sì! Ma aiutaci tu. Ecco, aia! Ma circa non vuole diventare famoso. E allora? Allora, tagli sto pezzo e ora lo ridico. Guarda, poi la faccio stupida. A caso? Ragazzi, guardate che meraviglia. Ma la meraviglia di Praga. Canta. No, di che sei molto felice di stare. Sono molto felice di essere in questo posto perché io amo tanto il freddo. Baratterei il mio letto per un cubetto di ghiaccio. E questo panorama è proprio bello. Sono molto contenta di questo panorama. Sono molto contenta di essere qui. Sono molto contenta di provare queste emozioni alla vista di questo panorama. Sono molto contenta di aver fatto
fotografica in mano.